Ravenna 2014, workshop F, rifiuti e partecipazione. Siamo con Paolo Arioli, ARPA, Emilia Romagna, e dicevamo oggi, insomma, gli argomenti sono estremamente suggestivi e vogliamo dire anche visionari e cioè stiamo buttando proprio il cuore oltre l'ostacolo, possiamo dirlo? Certo, e si tratta di un progetto, quello che viene presentato oggi, altri aggettivi possono essere ambizioso, molto ambizioso, sfidante, perché come diceva getta il cuore oltre l'ostacolo, che sostanzialmente punta a due obiettivi principali, che sono prima di tutto quello della partecipazione consapevole, decisiva sotto vari punti di vista, diciamo così, nella pianificazione del territorio, e questo è il motivo appunto della presenza, del coinvolgimento di Agenda 21 che qui oggi organizza l'incontro. E il secondo elemento, come dicevo, sfidante, è la possibilità di prevedere questi effetti. Ora, se voi pensate la possibilità di stimare gli effetti, soprattutto quelli di tipo sanitario, insieme con i cittadini, le amministrazioni, i gestori e i cittadini insieme, provate a immaginare quanto questo possa essere ambizioso, sfidante, visionario. In questo ARPA quindi è parte attiva? Assolutamente sì, sotto diversi punti di vista, evidentemente. Prima di tutto da un punto di vista scientifico. Io sono appunto un epidemiologo, sono medico specializzato in statistica medica, tanto per dare un'idea di che cosa mi occupo, e il mio lavoro è proprio quello, sostanzialmente, oltre a quello di descrivere, essere in grado di prevedere. Il secondo aspetto appunto è che ARPA ha come, diciamo così, come statuto morale quello della trasparenza, cioè la possibilità di mettere a disposizione del pianificatore, del cittadino, anche del gestore, qualora questo nei modi opportuni lo richieda, la propria conoscenza. Ora, tutto ciò significa appunto un passo verso una democrazia compiuta. Grazie, buon lavoro. Grazie.